Benvenuti al TG10, ampia pagina della prima parte del telegiornale che oggi dedichiamo alla firma posta ieri a Palermo sui lavori al porto rifugio di Gela. Gli interventi strutturali e definitivi di riqualifica della struttura portuale saranno realizzati dalla Protezione Civile, indicata dalla Regione quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 5.880.000 euro. L'intesa siglata ieri si inserisce nell'ambito del contributo economico di 32 milioni di euro previsto dal protocollo del 6 novembre del 2014. In diverse occasioni li abbiamo definiti viaggi della speranza, da Gela a Palermo per chiedere un porto fruibile, incontri, tavole rotonde, riunioni tecniche, si parlava tanto ma si concludeva poco e tutto rimaneva com'era, con un porto insabbiato e con le barche che ne piangevano le dirette conseguenze. Ieri, martedì 27 settembre, finalmente è arrivata la sospirata firma con la quale si individuano interventi strutturali e definitivi di riqualifica della struttura portuale che saranno realizzati dalla Protezione Civile, indicata dalla Regione quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 5.880.000 euro. L'accordo attuativo è stato siglato dalla Regione Sicilia, dal Comune di Gela, dal Dipartimento regionale della Protezione Civile e da ENI. Il progetto esecutivo predisposto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile prevede come principale attività il dragaggio dei fondali ad una profondità minima di 4 metri sotto il livello del mare e con la movimentazione di circa 205.000 metri cubi di sedimenti, un intervento di regolarizzazione della spiaggia adiacente al porto rifugio con piantumazione di essenze arboree e un intervento di protezione dell'aria attraverso l'ampliamento ed il rafforzamento del pontile di ponente per una lunghezza di circa 120 metri. Prima di procedere con le attività di dragaggio sarà effettuata una caratterizzazione del sito. Oltre al potenziamento del porto rifugio, l'accordo prevede anche la realizzazione di uno studio sul sistema portuale gelese. L'analisi ha come obiettivo di mettere in evidenza l'attuale stato delle infrastrutture e i possibili interventi di riqualificazione e potenziamento volti a garantire il ruolo strategico del porto industriale di Gela all'interno del nuovo piano regionale dei trasporti. L'intesa siglata ieri si inserisce nell'ambito del contributo economico di 32 milioni di euro previsto dal protocollo del 6 novembre del 2014 per la realizzazione di interventi per lo sviluppo sostenibile e di riqualificazione urbana e culturale della città di Gela. Sentiamo il sindaco Domenico Messinese. Ci sono sempre qualcuno come il PD che ha, come al solito, cerca di prendersi meriti che di fatto non dovuti in modo particolare, diciamo ne ha tanto quanto tutti gli altri, anche perché mi ricordo che noi appena insediati ci siamo opposti a un protocollo firmati dal PD dove consentiva con un investimento di 170.000 euro di fare una escavazione più che altro palliativa che serviva forse per il momento, e invece adesso abbiamo portato avanti invece un progetto che da 170.000 euro è passato a 5.800.000, dove ci sono interventi strutturali e dove si ha un'escavazione che può rendere nuovamente il porto come era 20 anni fa. Siamo orgogliosi di aver messo in piedi un intervento poderoso di dragaggio del porto, ha commentato l'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano, scongiurando un'azione tampone a cui la precedente amministrazione aveva pensato solo per traghettare via mare le camere Koch verso l'area industriale. Noi non solo abbiamo eliminato dal paesaggio quell'obbrobrio, ma abbiamo preteso, dice Siciliano, un progetto risolutivo contro l'endemico insabbiamento dell'infrastruttura che oggi diventa il primo anello di una catena di sviluppo economico inarrestabile grazie agli accordi intavolati con le aree logistiche integrate. Secondo l'accordo sottoscritto a Palermo, l'intervento di potenziamento del porto rifugio verrà eseguito e curato a responsabilità dalla Protezione Civile, mentre lo studio sul sistema portuale di Gela verrà fatto predisporre da ENI a soggetti incaricati da essa e una volta completato verrà messo a disposizione del Comune di Gela, che condividerà con i ministeri competenti nel percorso già avviato per il rilancio infrastrutturale del territorio. Oltre al dragaggio contro l'insabbiamento, il progetto prevede il salpamento dei massi che realizzano i frangiflutti posti nelle immediate vicinanze del molo di Ponente, con il loro riposizionamento a sua prosecuzione e rafforzamento. E in merito alla firma proprio di ieri a Palermo, soddisfazione è stata manifestata dalla politica locale.
Adesso si può ben sperare in un porto fruibile e ad un sito da rivalutare a livello paesaggistico, considerato che ancora oggi è meta di book fotografici matrimoniali e di passeggiate romantiche. Senza ombra di dubbio, questo è il risultato di un lavoro attento e costante svolto dal gruppo di lavoro che con grande soddisfazione ho seguito fin dall'inizio. Lo dice il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Ascia dopo la firma posta ieri sui lavori al porto rifugio di Gela. Che finalmente dopo diversi anni di questo porto, diciamo, con diverse problematiche, sembra, diciamo, riacquistare quella che è la sua vera veste. Quindi non solo quindi per i pescatori, per i diportisti, per tutti gli operatori che lavorano all'interno del porto, ma anche come bene, diciamo, collettivo appunto della città, perché non dimentichiamoci che ancora oggi il porto comunque è molto apprezzato dai cittadini gelesi che vanno a fare le passeggiate la sera, soprattutto in estate. Quindi, insomma, sicuramente è un obiettivo importante che è stato raggiunto da parte, diciamo, del Consiglio Comunale, e dico il Consiglio Comunale perché tutto, diciamo, nasce con il gruppo di lavoro che il Consiglio Comunale ha approvato grazie, diciamo, alla mozione presentata dal capogruppo del gruppo consigliere del PD, che ha permesso agli operatori del settore di collaborare insieme agli amministratori, dunque insieme al consigliere Cirignotta, nello specifico Farrugia e Scerra, dando il loro contributo affinché anche con la regione si possa, diciamo, arrivare a questo momento conclusivo. Quindi siamo pienamente soddisfatti e speriamo adesso, aspettiamo, diciamo, il prossimo anno per l'opera completa. Il capogruppo consigliere del PD Enzo Cirignotta fa autore della creazione del gruppo di lavoro che ha seguito l'iter procedurale. C'era un'attesa in città per questa firma, numerosissime telefonate abbiamo ricevuto e dopo tanti anni finalmente un atto concreto, ed è uno degli esempi in cui la politica riesce a recepire le esigenze del territorio e della città. Un esempio questo è il gruppo di lavoro che va replicato per altre tematiche, perché ha portato veramente dei benefici al nostro territorio. E sulla vicenda abbiamo raccolto la testimonianza dei componenti del comitato del porto di Gela. In più di un'occasione i voti avevate manifestato dissenso nei confronti della politica perché non si era mossa in merito al porto rifugio. Finalmente la politica si muove, è una politica bipartisan, non c'è nessun colore, e alla fine finalmente arriva questa firma che darà il là ai lavori al porto rifugio. Diciamo che il comitato del porto di Gela è stata la spina dorsale della politica, ce li abbiamo proprio martellati, pressati, e siamo arrivati a questo risultato anche grazie al comitato e anche grazie alla politica siamo riusciti ad ottenere questo risultato. E da oggi a domani cosa accadrà al porto rifugio? Nella fattispecie, da oggi a domani, una volta messe queste firme, dovranno arrivare fondi alla protezione civile, che noi come comitato e come gruppo di lavoro ci attiveremo a capire se e seguire l'iter in tutti i particolari e capire come va avanti. Quindi dovranno prima fase arrivare soldi materialmente alla protezione civile, dopodiché si farà la caratterizzazione delle sabbie. Ecco, ma non era un paradosso, Ascanio Carpino, vedere una città di mare, Gela, senza un porto rifugio fruibile? Purtroppo sì, la colpa è dalla politica, perché giustamente non ha mai costruito per l'interesse della città, visto le condizioni del porto, e quindi noi del comitato, visto l'esigenza, ci siamo attivati un anno e mezzo fa per portare avanti questa iniziativa. Ovviamente, come ha detto il Presidente, siamo stati la spina dorsale della politica, ma questa spina aumenteranno fino a quando noi non vedremo i lavori eseguiti all'interno del porto. E ieri avete consegnato sia al Presidente della Regione Crocetta che al Sindaco di Gela Messinese anche una targa ricordo, perché era una data indelebile quella di ieri che dovrà essere ricordata. Certo, la targa ricordo di più l'abbiamo anche consegnata al Presidente Crocetta, soprattutto per dirgli che Gela ancora c'è ed esiste, quindi lui è gelese e spero che ancora deve essere orgoglioso di essere sempre più gelese. Anche quest'anno, sabato 1, domenica 2 e martedì 4 ottobre, in concomitanza con le celebrazioni del Dono Day 2016, istituito dal Parlamento italiano, torna in 5.000 piazze italiane la mela di AISM, l'iniziativa di solidarietà che si svolge sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua fondazione FISM, nasce per garantire sostegno alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. La sezione provinciale dell'AISM di Caltanissetta sarà presente anche a Gela grazie ai volontari.
Gli stessi volontari saranno presenti in Piazza Umberto I, Ospedale Vittorio Emanuele, Supermercato Crai in Via Palazzi e Via Venezia, Supermercato Deco in Viale Corte Maggiore e Via La Paz, Supermercato Paghi Poco Via Mozart, Chiesa San Domenico Savio, Chiesa San Giovanni Evangelista, Chiesa Regina Pacis, Chiesa Santa Lucia, Chiesa San Francesco, Chiesa Sant'Antonio, Attività Commerciale Piazza Italia e ai muretti di Macchitella. L'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Gela, organizza per domani una celebrazione eucaristica in occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Appuntamento previsto alle 19 nella chiesa San Sebastiano Martire di Gela. La celebrazione sarà presieduta dal parroco Don Filippo Salerno, alla presenza, tra gli altri, del personale della Polizia di Stato, autorità civili e militari. E in occasione della festa del patrono di Caltanissetta, San Michele, prevista per domani, gli uffici della prefettura rimarranno chiusi per l'intera giornata. Purtroppo, da quando è cominciato l'anno scolastico, è divenuta una costante assolutamente negativa. C'è qualcuno che getta la spazzatura al di là dell'inferriata dell'Istituto Paolo Emiliani Giudici di via Niscemi. Altro che differenziata, altro che rispetto degli altri. Una situazione insostenibile. Il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo, in più di un'occasione, ha manifestato il suo disappunto attraverso i social e oggi l'ha fatto ai nostri microfoni. Ho anche fatto le denunzie a chi di dovere, alle autorità competenti. Ieri, che era martedì, la Tecra è venuta e ha tolto tutta la vecchia spazzatura di questo signore. Stamattina di nuovo la stessa cosa. Allora io mi chiedo, questo signore che io definisco vastaso, ma è poco perché meriterebbe epiteti peggiori, vorrei capire, evidentemente ha dei bambini piccoli, perché ci sono pannolini, c'è latte a breve conservazione, ci sono bucce di banane, di pere. Io mi chiedo, ma se tu hai un bambino così piccolino, prima o poi verrà a scuola, a qualche parte lo dovrai mandare. E giustamente il bambino riconoscerà, ma guarda, questa è casa mia, sono i miei pannolini e c'è tutta la mia spazzatura. Il dirigente scolastico si rivolge direttamente a chi compie questo inqualificabile gesto. Lanciandoli dal distributore qui vicino, il signore non sa che il distributore ha delle telecamere perfettamente funzionanti, per cui stia accorto e non faccia più queste bravate, perché questa è una scuola. Io non lo capisco, come si può non avere rispetto per bambini? Qua ci sono bambini che avrebbero anche il diritto di venire a giocare in cortile, ma non si può perché c'è la sua spazzatura. All'interno dei sacchetti della spazzatura c'è di tutto, dalla plastica all'umido, di tutto, di più. La prima settimana dell'accoglienza l'abbiamo dedicata alla raccolta differenziata. I ragazzi sono stati sensibilizzati, anche i bambini, ad effettuare la raccolta differenziata per il loro stesso futuro e per il loro benessere. Questo signore non fa la raccolta differenziata, lui prende un sacco azzurro e ci butta dentro qualsiasi cosa, voglia di fare campagne di sensibilizzazione. Quando vedi una latta di pomodori pelati aperta maldestramente, che se passa un bambino e si fa male, ridiamo poi. Sono in pagamento al Comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014, lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali e all'istruzione Licia Abela. I beneficiari degli aventi diritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. È stato pubblicato sul sito internet dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela all'indirizzo vergagela.gov.it il bando di reclutamento di esperto esterno in lingua inglese, progetto infanzia con l'inglese, per l'anno scolastico 2016-2017. Modalità di accesso: essere docente madrelingua o in subordine, esperto con comprovata esperienza in percorsi scolastici infanzia in lingua inglese. I termini di partecipazione sono previsti entro le 12 del 4 ottobre. Fai la cosa giusta.
differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Vaschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Benvenuti, seconda parte del telegiornale, la riserva naturale Biviere di Gela, in collaborazione con l'IPU di Niscemi, Caltanissetta, Naro e Serra di Falco, promuove per sabato 1 e domenica 2 ottobre l'evento dell'Euro Bird Watch, la grande fotografia europea della migrazione degli uccelli selvatici nel momento clou del loro ritorno verso le aree di svernamento del Mediterraneo e africane a cui aderiscono 37 paesi europei. L'iniziativa coinvolgerà la riserva naturale Lago Soprano di Serra di Falco, il Lago San Giovanni di Naro, il Lago di Sueri di Mazzarino e nella giornata del 2 ottobre la riserva naturale Biviere di Gela. Per informazioni, al fine di partecipare, c'è un numero telefonico 345 6612 743. Prevenire e contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione, con questo intento è stato siglato anche a Caltanissetta, nell'Aula Magna Saetta Livatino del Palazzo di Giustizia, un protocollo d'intesa tra il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, il procuratore generale Sergio Lari e i procuratori della Repubblica del Distretto Amedeo Bertone per Caltanissetta, Fernando Asaro per Gela e Massimo Palmeri per Enna. Un accordo quadro concordato con la Procura Generale della Corte di Cassazione, approvato dal Consiglio dell'Autorità lo scorso 13 settembre, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione sta siglando con le singole procure della Repubblica che ne fanno richiesta al fine di disciplinare le varie forme di collaborazione e di flussi informativi con le autorità giudiziarie inquirenti e rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Con la Procura Generale della Cassazione abbiamo individuato un testo di una possibile, diciamo, intesa con le Procure della Repubblica per creare sinergie fra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che come è noto è un organo che si occupa di prevenzione amministrativa, e le Procure. Sinergia che nasce dall'obiettivo di poter mettere in comune soprattutto i meccanismi di informazione, perché ovviamente noi possiamo avere informazioni come autorità che riguardano soprattutto il sistema degli appalti e che possiamo mettere a disposizione alle procure. Le procure ovviamente molto più di noi possono avere informazioni giudiziarie che possono essere utili per sviluppare i nostri poteri di prevenzione. Quindi si tratta di una collaborazione che noi riteniamo particolarmente utile e per me dal punto di vista particolare ancor di più, perché io sono un magistrato sia pure in questo periodo prestato all'amministrazione. Un accordo che servirà a rendere effettiva e più proficua l'attività di repressione dei reati contro la pubblica amministrazione anche attraverso l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa, così come è rimarcato durante l'incontro. Si tratta di una mera trasmissione di notizie, ma di documentazioni, atti e informazioni tali dal punto di vista contenutistico di poter consentire al Presidente dell'ANAC di poter intervenire fattivamente anche tramite i prefetti per poter, diciamo così, risolvere i problemi di opacità, di interferenza dell'illegalità nel mondo della pubblica amministrazione e degli appalti. Dall'altro punto di vista, il Presidente dell'ANAC si impegna a trasmettere ai procuratori della Repubblica tutte quelle notizie che potenzialmente possono confluire in accesso
accertamenti di rilevanza penale, a cominciare da quelle che provengono dai cosiddetti whistleblower, cioè quelli che all'interno delle pubbliche amministrazioni segnalano fatti di scarsa trasparenza che potrebbero avere rilevanza penale, per proseguire alle illecite intromissioni nel mondo degli appalti e della criminalità comune organizzata, e per andare ancora avanti a tutte le forme di illegalità che purtroppo caratterizzano la pubblica amministrazione a Caltanissetta come nel resto d'Italia. Mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del Comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femmina Morta, Roccazzelle e Borgo Manfria. Termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. Sono ancora disponibili pochi posti per le iscrizioni all'ultimo corso SAB ex REC dell'anno 2016, valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso, autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive, sarà avviato il prossimo 10 ottobre e si svolgerà presso la sede della Confcommercio Ascom Gela in via Cicerone 104. Gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Confcommercio di Gela dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Viene tagliato il nastro nella nuova sala convegni all'interno della sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Caltanissetta dopo alcuni lavori di ristrutturazione. Nella sede dell'Ordine dagli anni 70 la sala viene inaugurata attraverso una cerimonia svoltasi nel primo pomeriggio di martedì 27 settembre in presenza del presidente dell'Ordine Giovanni D'Ippolito, dei componenti del consiglio direttivo e di padre Giuseppe Anfuso, che ha benedetto la nuova ala. È stato anche ricordato il cardiologo Angelo Farinella, venuto a mancare nelle scorse ore all'età di 91 anni. È un passo importante in quell'ottica che vede al primo posto il decoro della professione medica, e diciamo che oggi viene inaugurata una sala convegni, sala istituzionale del nostro ordine, assolutamente decorosa rispetto ai tempi passati, che erano altri tempi completamente, per cui oggi viene inaugurata una sede multimediale, una sede nuova, una sede assolutamente che sarà messa a servizio di tutti i nostri iscritti per quello scambio interculturale che avviene attraverso i corsi che normalmente noi svolgiamo ogni anno. Purtroppo nelle scorse ore è giunta notizia del decesso del dottor Angelo Farinella, nome conosciutissimo come cardiologo, come medico, come uomo di alto livello. È anche un uomo molto attaccato all'istituzione, al nostro ordine, per cui ci è sembrato doveroso e nato dal cuore da parte di tutti i colleghi presenti tributare a lui un omaggio di un minuto di silenzio. Nella sala appena inaugurata si è svolto un corso sulla ginecologia. Si tratta della salute della vagina in un periodo storico in cui l'età media è raddoppiata in 100 anni, per cui abbiamo un numero elevato di donne che ha problemi nel periodo post-menopausale, e quindi è necessario intervenire in maniera adeguata per permettere a loro di avere una qualità di vita ottimale, anche perché negli ultimi anni si è conquistata uno stile di vita diverso sia da un punto di lavorativo per le donne sia di coscienza sessuale, per cui negli ultimi anni diciamo, la sessualità ha conquistato spazio negli anni più avanzati. Per questo è assolutamente necessario che tutti i fastidi che sono legati alla carenza ormonale post-menopausale siano attenzionati e curati. La pagina dello sport, calcio, è finalmente arrivato in casa Gela il difensore centrale che si aspettava. Si tratta di Simone Brugaletta, 22 anni, che vediamo nella foto. Nativo di Modica, Brugaletta ha iniziato la sua carriera partendo dalle giovanili del Calcio Catania, percorrendo tutti i gradini fino alla Primavera, squadra in cui è stato anche il capitano per due stagioni. Poi l'assalto 2 anni addietro in Lega Pro con la maglia del Teramo.
lo ricordiamo, il nuovo difensore centrale del Gela è Simone Brugaletta. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.